già è caduto. Peppe, mi dai l'elenco, Peppe, per cortesia. Peppe, mi dai l'elenco. Vincenzo Capuano. Luigi Capuano il secondo. Luigi Rezzo, scusami. Luigi Rezzo è il secondo. Ehi, è andato. Michelangelo Emanato. Ehi, Armando Cefaliello. Il primo di Vincenzo Capuano. Eccolo qua, con il pantaloncino giallo. Il secondo di Vincenzo Capuano. Antonio Tiano. Eccolo qua col pantaloncino nero che si avvicina al palo. Aspettiamo a Santo Zaffiro. Antonio, tu era pure il santo, spero. Santo Zaffiro invece. Francesco Guarino. Pantaloncino rosso. Adesso da Procida, Costagliola di Polidoro. Ricordo che questo concorrente viene da Procida. Oh. Salvatore Borrelli. Domenico Esposito. Adesso ricominciamo. Gennaro Capuano. Oh. Luigi Rezzo. È direttamente venuto col costume. E fa pure un bel tuffo. Michelangelo Emanato. Fernando Cefaliello. Vincenzo Capuano, il primo. Il secondo di Capuano. Antonio Tiano. Siamo sempre più in alto. Antonio Zaffiro. Francesco Guarino.
il concorrente da Procida, Costaiola di Polidoro. Quello che si è avvicinato un po' di più di me. Domenico Esposito. Domenico Esposito. Allora, Borrelli. E si ricomincia. Gennaro Capuano. Questo mano dente che è forte, eh. Luigi Nezzo. Bravo. Michelangelo Emanato. Ci stiamo avvicinando, eh? Ci stiamo avvicinando. Fernando Cefaliello. Vincenzo Capuano. Vai Vincenzo, vai. Vincenzo, non c'è. Antonio Diana. Zaffiro. Francesco Guarino. Stiamo per partire anche con la gara di nuoto del Miglio Marino. Costaiola di Polidoro. Io non so forti dolore fisico. Bravo Salvatore Borrelli. Bravo Salvatore Borrelli. Domenico Esposito. Gennaro Capuano, si ricomincia. Dimmi. Iniziamo con la gara di nuoto del Miglio Marino. Allora, se i partecipanti cortesemente possono andare sotto all'arco azzurro, che vi aspettiamo per partire. Ragazzi, ci siamo? Rapidi, rapidi! Nel frattempo sta andando avanti la gara del palo di sapone. Okay.
Allora stiamo aspettando i ragazzi della San Mauro per la premiazione. Vi ricordo che la San Mauro ha battuto la Dea, quindi si è classificata al terzo posto. Quindi vi aspettiamo sotto al palco per la premiazione. I ragazzi della San Mauro, forza! Vincenzo Capuano. Ragazzi della San Mauro, applauso perché hanno vinto la finale del terzo e quarto posto contro la Dea di Milano. E aspettiamo per la premiazione. Ragazzi della San Mauro, mentre quelli del nuoto, vi aspettiamo tutti sotto l'arco per iniziare la gara. Della San Mauro ci sono? Li aspettiamo per la premiazione. Vi posso chiedere un applauso per i ragazzi della San Mauro? Domenico. Comincia Gennaro Capuano per il palo. I ragazzi della San Mauro pronti su per la premiazione, forza! Luigi Rezzo! Della San Mauro sono premiati dalla moglie di Enzo D'Angelo. Applauso. Michelangelo Emanato al palo. Uno, due, tre, alza la coppa, al due, tre, e aspetta, uno, due, tre. Un applauso a quelli della San Mauro. Continua la gara del palo, sempre più avanti stiamo andando. Bellissimo il tuffo, sta diventando una gara di tuffi. Invece quelli del nuoto sono pronti sotto all'arco azzurro, che partiamo. C'è il tifo Enzo, eh? Enzo Capuano c'è il tifo. Bravo. Antonio Tiano. Ragazzi del nuoto, sotto all'arco azzurro che stiamo per iniziare. Bravo! Scagliola di Polidoro, la Procida. Morrelli, dopo vieni tu.
sta per partire la gara di nuovo, i ragazzi si stanno avvicinando alla riva. Salvatore, Salvatore! Scortati dalla banda, i ragazzi del nuoto stanno per partire. Il Miglio Marino, mentre Salvatore sale sul palo. Gennaro, Gennaro, bravo Gennaro. Luigi Nezzo, stanno per partire i ragazzi del Miglio Marino, i nuotatori. Fernando Cefalillo, Vincenzo Capuano. Quello che c'ha più cracche è Enzo, fa un tifo. Bravo, Antonio Diano. Grazie del mondo, sono partite, mi sa? Portati dalla banda, Miglio Marino. Salvatore Borrelli, facciamo fermare il palo, dice Salvatore, giustamente, non c'è complicato, il palo si muove. Ecco Salvatore, 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 bravo Salvatore. Domenico Esposito,
controlla. Generale Capuano. Ti ricordo che il gioco sta nel prendere le bandierine. Il primo che prende la prima bandierina, ovviamente poi rimane l'altra. La prima la vedete, è quella della nazionale di calcio dell'Italia, la bandiera dell'Italia, che sta qui a giocare l'Italia. E l'altra è quella della Federazione Italiana Nuoto, della FIN. Quella che sta prima è ovviamente quella dell'Italia. Gennaro. Luigi Rezzo. Ricordo che è partita anche la gara del Miglio Marino. Onore, una delle eccellenze campane. Ben 5 volte ha vinto la Capi Napoli. Michelangelo Coccodino. Enzo Capuano, il tifo, ovviamente, oltre ad essere in salita il palo, è anche pieno di grasso, sapone, diciamo. Molto, devo dire, molto, molto. Antonio Zaffiro. Allora, non so se voi lo riuscite a vedere, ma inizia con una sezione che è un po' più grande e verso la punta, diciamo, è più sottile, quindi è ancora più complicato la cosa. Antonio, un bel tuffo, uno dei tuffi più belli, Antonio. Antonio, Francesco Guarino, che non ci sta, ci sta invece Costaiolo di Polgore, il concorrente di Procida. La Procida,
Salvatore Borrelli. Salvatore. Domenico Esposito. Secondo te è meglio essere magri e salire sul palo o essere un poco picciotti? Ok. Allora, Michelangelo. Michelangelo la tartaruga ninja. Fernando, non voglio dire niente. Ah, ecco, e allora è troppo giusto. C'è il campione del mondo di alzatore della forchetta, la dice Federico. Fernando Cefaniello. Nando quasi ce la faceva, ci è mancato poco veramente, si buttava sulla bandiera, forza mi chiamo. Avvicinando sempre di più, devo dire che si stanno avvicinando. Antonio Zaffiro. Francesco Guarini, no, se ne chiude, Costa Iola, di Polidoro. Ma
la sicurezza. Il signore di Pomidoro, c'è un genellaggio, mi hanno detto, tra Bacoli, Pozzuri e Proci. Bravo, 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 Monsignore di Pomidoro! Bravo, si porta a casa la bandiera dell'Italia! Stasera posso fare la bandiera e l'Italia. Allora, scusami, accanto proprio, Saiola, vieni un attimo qua, facciamo un'intervista proprio accanto. Che cosa, che brivido hai provato quando stavi vicino alla bandiera e visto che ti sei proprio tuffato sulla bandiera? Vabbè, ormai io non provo più niente. Quante volte... campione di Procida. Grazie. C'è rimasta ancora la bandiera della Federazione Italiana Nuoto. E Gennaro la sta affittiando proprio. Ci siamo io. È arrivato vicino, veramente vicino, per un pelo, come disse il barbiere, per un pelo è stato. Michelangelo! Michelangelo Emanato!
Stefano Ciaffino. Domenico, possa io arrivare loro? Allora, ci siamo? Salvatore Borrelli, stanno aspettando i ragazzi del Miglio Marino, eh? Gennaro Capuano, vincitore del palo di Sapone 2022.